una corsa avete fatto qui? No, già c'erano i miei figli. Ah. Ovviamente è passato un letto e mezzo, ma sì. Ma vedi l'estensione dell'incendio, ti rendo conto che le No, ma da giù è scesa. È salito, cioè, da giù è salito, sì. C'erano 15 sempre occupati, hanno chiamato carabinieri, polizia, di tutti, non ci stavo, non hanno chiamato. Quindi vabbè, avete arginato la situazione con gli estintori e poi avuto la protezione civile. I nostri mezzi, ma perché? Perché abbiamo fatto un po' di prevenzione, sì. Come lingua taglia fuoco, ma se no non siamo a parlare. C'erano delle fiamme, noi da sopra abbiamo visto, abbiamo immediatamente cominciato a chiamare sia il 115, il 112, il 113, tutti quelli che potevamo chiamare sono arrivati dopo la bellezza di un'ora. Telefonato ai vigili del fuoco. Se ho chiamato e non rispondeva nessuno. Poi ho chiamato la polizia. Ma evidentemente erano occupati, visto che c'era anche un incendio a Via Ruggiero a Torre, in altri luoghi pure, per l'estate è quella che è, purtroppo siamo resi. Indubbiamente è così, però alla fin fine il telefono che rimane occupato non crea altro che un allarme nelle persone e l'insicurezza di essere aiutati. Quindi anche se ci fosse un centralino che accetta la telefonata e l'allarme. Già è meglio, dite voi. Sì. Che poi lo trasmette, viene codificato e poi certo. È passato nel momento opportuno, allora la cosa è migliore. Certo. Alla fine si è attivata si sono attivati i pompieri, ma secondo me inizialmente hanno preso l'operazione sotto gamba. Non hanno dato il giusto valore all'incendio. Le fiamme stanno sotto al traliccio. Sì. Purtroppo stanno quattro macchine impegnate sopra. Guardi adesso cosa accade. Sta arrivando, il traliccio, è vero? È vero? Guardi cosa accade. Questo è molto pericoloso. È molto pericoloso perché fra due minuti, se le fiamme continuano così, la temperatura fa piegare il traliccio e qui non avremo più corrente. Quindi l'elicottero è insufficiente. Infatti, dovrebbe arrivare anche un Canadair. Sì, devono far intervenire assolutamente il Canadair. Assolutamente. Questa è tutta aria boschiva. Quando si ritiene di aver spento, non si è spento nulla. Guardate quanto è diventato. Sì. Cioè chi si ha chiamato a chi si ce l'ha scritta all'inizio, gli vogliono i Canadair, perché praticamente se spegniamo adesso, invece hanno fatto in modo che praticamente la cosa è. Sindaco, una dichiarazione? Un attimo, vado a vedere l'incendio per me. Devo andare sopra.